col Trento già proiettato alla prossima stagione, la società dà subito un segnale forte con la presentazione agli organi di stampa di Claudio Rastelli. Già allenatore con esperienze anche alle nostre latitudini sulle panchine di Mezzocorona e Sudtirol, il neodirigente aquilotto ha fatto così il suo ingresso in via San Severino. Una figura, quella del direttore sportivo, che mancava nell'organigramma gialloblu e che ora può dedicarsi all'ulteriore salto di qualità a supporto di mister Stefano Manfioletti. Il direttore generale Fabrizio Brunialti, festeggiato per l'arrivo nei giorni scorsi della secondogenita Aurora, ha illustrato tempi e modi coi quali Rastelli opererà in seno alla società e anticipato alcune iniziative che vedranno il Trento ancora protagonista in quest'ultimo scorcio di stagione. Il clima tra i consiglieri gialloblu è evidentemente molto cordiale. E ciò emerge anche dalle modalità con cui il vicepresidente aquilotto Daniele Sontacchi ha voluto sottolineare il forte investimento anche in chiave settore giovanile, settore strategico per le prospettive del Trento. Il presidente del Trento, Mauro Giacca, come di consueto ha mostrato entusiasmo e grande voglia di guardare sempre un passo avanti, con un'attenzione particolare alla collaborazione coi partner e le società del territorio con cui è ripartito un dialogo improntato alla crescita dei giovani.